Punti d'oro per i Castiadas domenica sul campo degli punti per la quinta giornata di eccellenza. Un gol di scarto al termine di una partita con break contro break fulminei regolato allo scadere del primo tempo da Malantra. Il match parte con un acuto favorevole dei padroni di casa. Al 13° Altea sigla il vantaggio in mischia e timbra il quarto gol stagionale. I festeggiamenti durano 2 minuti, ci pensa Caraccio a pareggiare dopo un'azione in puro stile Sarri. Pressione alta degli punti che viene premiata con l'assegnazione di un rigore al 29°. Il penalty però, fallito da Osai, porta nel proseguo dell'azione all'espulsione dello stesso capitano. L'arbitro Caruso di Viterbo estrae il cartellino rosso dando una svolta alla partita. Il Castiadas sfrutta l'uomo in più e va all'arrembaggio. Sebastian Malandra finalizza il pressing con una botta da 20 metri. Kerchi è battuto. I padroni di casa sopperiscono all'inferiorità numerica moltiplicando le forze. L'incornata di Mastino al 38° porta le squadre sul 2-2. Del Rio manca clamorosamente il vantaggio insperato, 120 secondi dopo, solo davanti al portiere. Il Castiadas ringrazia dell'omaggio e punisce gli avversari col secondo gol di Malandra di testa su imbeccata da fallo laterale. Ripresa quasi a senso unico, gli uomini del Mister Salis invadono l'area avversaria e sfiorano più volte il gol del pareggio. Al forcing dei biancazzurri gli ospiti replicano con alcuni contropiedi, a cui solo i pali, Due e Kerchi, negano il quarto gol. La partita si conclude col successo del Castiadas contro un indomito Lipunti. I giocatori del presidente Virdis sono ora al quinto posto in classifica.